sassolino nella scarpa. C'è tutto il tempo, Daphne. No, che non c'è tempo. Le operano? Non lo so. Che ne prenda lei quelle pasticche per non piangere? Io voglio piangere! Daphne ha 35 anni e una vita al massimo nonostante sia affetta da sindrome di Down. Figlia unica di una coppia affiatata, si trova in vacanza con la famiglia in un campeggio quando improvvisamente la madre è colta da un malore e muore. Per la giovane suo padre Luigi crolla ogni certezza e tutto viene rimesso in discussione a partire dal loro rapporto controverso. Per iniziare ad affrontare l'elaborazione del tragico lutto, Daphne e Luigi decidono di intraprendere una lunga camminata fra boschi e colline, una terapia volta a guardare la vita sotto una luce diversa, forse inedita per entrambi. Il problema è tutto qui dentro. Il secondo lungometraggio del fiorentino Federico Bondi arriva nelle sale fresco del premio Fipresci ottenuto alla Berlinale, ove concorreva nella sezione Panorama. Come accadeva nell'esordio Mar Nero, è la morte il punto di partenza della narrazione, concentrata sui protagonisti che, in entrambi i film, sono due persone. Queste? Cosa sono? Le impronte dei nasi della gente. I nasi lasciano le impronte. Il tono intimo e riflessivo trova il suo sviluppo originale nel walk movie esistenziale, sorta di versione lenta del road movie, capace di usare il tempo della fatica e la natura circostante quali mezzi di risoluzione dei conflitti. Opera piccola, ma dal cuore grande, il film di Bondi trova comunque il suo motivo d'essere nell'incredibile energia della protagonista Carolina Raspanti, in grado di trasmettere sullo schermo la naturalezza con cui convive con l'handicap. Scusa, mi sono arrivate 12 email. E-mail! Carolina, nei panni di Daphne, è talmente intelligente e travolgente da far dimenticare la propria condizione. In tal senso, il testo realizza il desiderio del regista refrattario a fare un film sulla sindrome di Down o sulla diversità in generale, bensì una riflessione sulle risorse che ciascuno di noi possiede senza esserne consapevole.